Ciao a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di Radio Design. Come al solito siamo Alessia E Nicola. e Nicole. Ecco, io ho imparato che ripeto sempre il tuo nome, Nicole. Non lo so, se stai diventando un'ossessione, non va È un nome bene. bellissimo, me ne rendo conto. Ecco, oggi siamo qui con Giulia del profilo Instagram ilu.ai e lei ci spiegherà un pochino perché il suo profilo è appunto così particolare e così seguito. Ciao Giulia! Ciao, ciao a tutti. Allora, partiamo subito con la prima domanda. Io volevo chiederti appunto come è nato, cioè con quale intento è nato il tuo profilo Instagram? Allora, diciamo che nasce un po' per qualche casualità, un po' per un piacere personale. Da piccola mi è sempre piaciuto disegnare, quindi poi negli ultimi anni mi sono avvicinata di più al mondo delle illustrazioni in digitale e mi sono detta perché non condividere questi miei lavori con altre persone, un po' per, sicuramente per poter migliorare, ma per confrontarmi con altri, per avere dei consigli magari da chi è più nel campo, più esperti. E così è nato ilu.ai. Allora, partiamo intanto chiedendoti quali sono le tue fonti di ispirazione, cioè da dove parte la tua creatività? Allora, un illustratore in particolare a cui fare riferimento non ce l'ho. Mi piace tantissimo come lavora il regista Wes Anderson, che lui, diciamo che attraverso semplicità e lo studio accurato dei colori, riesce a creare delle sceneggiature fantastiche. Quindi da lì, ho cercato, nel mio piccolo ovviamente, di capire come faceva e di creare, di far capire a tutti, di creare delle illustrazioni per far capire a tutti attraverso dei piccoli soggetti e degli elementi particolari la figura finale. E anche e soprattutto come fa lui studiando il colore, quindi io vabbè, mi sono avvicinata più ai colori pastello, però che caratterizzano per lo più il mio profilo. Sì, infatti a me fa morire il tuo account, lo seguo sempre, bellissimo. È vero, infatti è molto interessante proprio questo accento minimal che tu dai alle tue illustrazioni. Io volevo chiederti a proposito, siccome siamo appunto all'Istituto Italiano Design, cos'è per te il design? Allora, per me il design è un po' un modo di condividere dei messaggi, dei progetti o semplicemente delle idee attraverso l'uso delle illustrazioni, appunto. Perché trovo un sacco bello come certe cose spesso siano più facili quasi da trasmettere attraverso le immagini che con le parole. Quindi, secondo me, questo è un po' lo scopo principale del design. Ma poi sempre sull'ispirazione, no? Come ho chiesto a diversi designer e ognuno mi dà una risposta diversa. Se tu trai ispirazione solo da impulsi visivi o anche dalla musica, cioè per te la musica in qualche modo influenza il tuo lavoro? Ma sinceramente, mentre faccio le mie illustrazioni, sì, spesso e volentieri ascolto musica, ma proprio dire trovo ispirazione dalla musica, no, direi di no, più da immagini visive o comunque esperienze che mi sono successe, no, dalla musica direi di no. Bene, e io volevo chiederti se hai dei progetti futuri che coinvolgeranno Instagram o altre piattaforme, perché appunto siccome il tuo è uno stile molto particolare, volevamo sapere se ci sarà un cambiamento oppure continuerai su questa strada, insomma, qualche novità in cantiere? Ma novità sicuramente andare avanti con la pagina perché mi sto comunque facendo crescere anche a livello artistico attraverso tutti questi consigli che mi danno. Però no, diciamo che progetti nuovi di aprire altre pagine o cose no, anche perché avendo studiato ingegneria mi sono laureata da poco tra l'altro e ho un Auguri. futuro un po' incerto adesso, Infatti, esatto, grazie. E questo ho detto, boh, diciamo che nell'ultimo periodo ho capito che anche il mondo delle illustrazioni mi piace moltissimo, quindi se mi si creassero delle opportunità, ad esempio nell'editoria o in stampe di maglie, accessori, queste cose qua, diciamo che non sarebbe male, però vediamo ora che occasioni mi si presentano. io ho una domanda folle che mi è Vai. venuta adesso in mente, ti voglio fare. Adesso ho pensato ingegnere, illustratore, questo stile molto minimal. Voglio sapere quanto è importante per te l'impiattamento, cioè
tu quando cucini e poi metti la roba sul piatto, no? Sei tantissimo. Così metodica anche lì oppure no? Abbastanza, sì, tantissimo. Mi piacciono le cose ordinate, precise, anche lo studio del colore che dicevamo prima, tutte le immagini sono studiate per stare fino una vicino all'altra, sopra, sotto. Cioè, che ne so, quando stai cucinando, tu immagini anche l'abbinamento colore delle verdurine? Delle verdurine no, però diciamo che gli oggetti sulla tavola sicuramente. Beh, giustamente Nicola, poi a quest'ora iniziamo a parlare di cibo, non va bene Nicola, non va bene. Io continuo. In queste domande che secondo me sono interessanti. Cosa mangia un ingegnere illustratore? Qual è il tuo piatto preferito? Ma piatto preferito, solite cose, pizza, cose banalissime diciamo. Ma pensavo qualcosa più dettato dal design, immaginavo una... non sono specializzata, ecco. È poco tempo. Poco tempo. Bene. Nicola, tu sei bravo nell'impiattamento, come te la cavi? No, io faccio veramente schifo, infatti insegno web marketing, non sono così creativo, però sono estremamente appassionato del tuo account, Giulia, lo seguo sempre, è fighissimo, veramente, complimenti. Quindi a proposito grazie. Del tuo account, Giulia, dove possiamo trovarti? Quindi su Instagram, su Facebook, perfetto. Sì, sono queste due. Benissimo, allora ti ringraziamo per essere stata con noi, e ricordiamo che quindi possiamo seguire Giulia su illu.ai, e grazie ancora Giulia e buon pranzo a questo punto. Grazie mille a voi. E ricorda l'impiattamento, è importante. Ti proverò. Ma domanda più importante, il nome di questo account da cosa nasce il Luai? Semplicemente anche lui è molto casuale come tutto, Illustra per Illustrator, che è il programma che utilizzo per fare queste illustrazioni, quindi sì, è sempre solo lui perché è il migliore, quello con cui mi sono trovata meglio in assoluto. È il tuo amore della vita, diciamolo. Esatto, proprio lui. Va bene, grazie mille. Grazie ancora. Grazie mille. Ciao. Ricordiamo sempre che questo podcast lo potete trovare su tutte le piattaforme, quindi Spreaker, iTunes, Spotify, vi potete abbonare, potete farci tutto, portarlo anche a casa vostra e metterlo nel letto e va basta. Bene, va bene così, ok. Grazie mille va Giulia. Bene. Ciao Giulia, ciao a tutti.